la situazione dell'ASL Salerno e della sanità territoriale è molto critica. Abbiamo fatto una conferenza stampa proprio per informare la cittadinanza sui rischi che i cittadini e gli utenti corrono rispetto ad una riorganizzazione dei servizi che non è stata attivata, una ristrutturazione dei presidi e dei distretti a partire dai bisogni dei cittadini, una uniformità di trattamento economico e giuridico che su tutto il territorio è molto rallentata, anzi sono 3 anni che in questa azienda non si è riusciti a creare una uniformità e omogeneizzazione dei trattamenti economici e giuridici. Mancano le dipartimentalizzazioni del distretto di prevenzione, del distretto di salute mentale, i presidi ospedalieri non vengono riorganizzati e quindi collassano per consunzione, i distretti sanitari non vengono riorganizzati a partire dai bisogni dei cittadini. Di tutto questo la CISL chiede un immediato confronto e chiede che questo territorio abbia una sanità a misura di quelli che sono i bisogni di tutti i cittadini della provincia di Salerno.